Buonasera cari amici di Focus 3.0, Mistero della Vita, e buonasera a voi cari studenti della LUCS. Siamo alla prima lezione di questo nuovo anno e inauguriamo il percorso accademico dal mese di gennaio sino al mese di luglio. Voi sapete che la LUCS va in vacanza a luglio e sarà un bel programma di lezioni di docenze e abbiamo voluto iniziare questo nuovo anno con la nostra carissima Paola Giovetti, che io come vostro rettore virtuale sono felice di ospitare questa sera e darle benvenuto e buon anno, cara Paola. Grazie Anna, benvenuta, bentrovata, ben trovati a te, buon anno a te e a tutti i nostri uditori e studenti. Certo, studenti sia su Facebook che su YouTube, perché questa sera noi andremo in diretta sia su Facebook che su YouTube e vedo che i nostri cari amici stanno iniziando ad arrivare. Quindi questa sera apriamo l'anno accademico, il nuovo anno, non quello accademico, ma il nuovo anno solare del 2022 con questa tua bellissima lezione della docenza che quest'anno sappiamo che è appunto incontri nel mondo dei misteri, ecco, che sono una grande opportunità per tutti noi. Ti ringraziamo molto, cara Paola, con la tua storia e con tutto il tuo lavoro da giornalista e bravissima. Come dire, tu sei veramente una divulgatrice, ecco, non mi veniva la Si parola. vede che era È il il mio tuo karma, compito, vero? Brava. Lo diciamo sempre, il compito della tua vita era questo, tu devi fare la divulgatrice, quindi sei fantastica. prima fare le ricerche, poi raccontare. Esatto. Ecco, quindi davvero fortunati tutti quelli che possono ascoltarti e ascoltare tutte le esperienze che tu hai vissuto, ecco. E questa sera noi continuiamo appunto il percorso in questo tuo bellissimo libro che io spero che tanti dei nostri amici abbiano regalato. Ne ho regalate diverse copie. Adesso lo mostriamo perché è un libro che secondo me voi dovreste avere, Incontri nel mondo dei misteri, edito da Edizioni Mediterranee. È un libro che secondo me tutti quelli che si interessano di queste tematiche, quelle molto care a Focus 3.0, Mistero della Vita, è un libro che bisognerebbe avere tutti, perché secondo me è un'ottima raccolta di questo ventaglio di opportunità che l'uomo ha per sperimentare, no? Il mondo Sono immateriale. 40 anni, ho raccontato in questo libro che i miei 40 anni di ricerca e divulgazione in questo campo, quindi ho spaziato un po' facendo tanto giornalismo e tanta ricerca, ho pubblicato anche tanti libri, ho ricercato un po' in tutti i campi, poi la mia naturale curiosità, la possibilità di muovermi facilmente anche scrivendo per vari giornali, quindi ho raccolto tantissimo materiale. E l'ho raccontato, ho pensato che fosse arrivato il momento non di chiudere la partita per contenzione di Eh beh, continuo. no, ecco, è solamente un momento di Pausa. riflessione. È stato facilitato questo momento di pausa anche dal Covid, perché l'anno scorso, l'ho scritto l'anno passato, eravamo tutti più o meno chiusi in casa, per cui non c'era molto da andare in giro. Quindi ho detto che facciamo questa riflessione e quindi ho ritrovato tutti gli articoli, le note, gli appunti, le fotografie, tutte queste cose qua che avevo messo insieme in tanti anni, li ho messi in fila, ho dato un ordine logico e il libro l'ho scritto appunto l'anno scorso. Forse se non ci fosse stato questo momento di pausa forzata, non so se l'avrei fatto adesso, magari avrei aspettato ancora, però insomma è andata bene così, sono contenta di averlo fatto. Varie persone mi dicono di aver scoperto tante cose leggendolo, di aver ritrovato dei temi, insomma, è molto vario. Ecco. Sì, difatti dobbiamo ringraziare
è uno dei motivi positivi, uno dei pochi motivi per del tutti COVID. Rispetto ai COVID, perché ha dato l'opportunità davvero a tante persone, cioè o di fare dei lavori così di revisione della propria esistenza, o di scrivere, o di scoprire. Volevi fare. Esatto, e diciamo che questo è stato il risvolto positivo, ecco, di questa. No, ne avremmo avuto anche abbastanza, diciamo la verità. No, diciamo che ne avremmo proprio fatto meno, ecco. Ne avremmo fatto meno, proprio tanto fatto meno. Adesso cerchiamo di rinforzarci, perché dobbiamo veramente cercare di stare desti, svegli. Come dice Alessandro Meluzzi, aprite il cervello, tenete i cervelli accesi, e poi soprattutto dobbiamo stare anche motivati e anche interessati e anche con la voglia di vivere esperienze, emozioni. Ecco, in questo tuo libro, nel racconto di quelli che sono stati i tuoi incontri con i personaggi del mondo del mistero che hai conosciuto nell'arco dei tuoi 40 anni, il discorso dei mistici, dei santi, e devo dire che è molto affascinante. Tu qua ne citi solo qualcuno, ecco, no? Noi questa sera magari iniziamo a citarli e a raccontarli, poi sappiamo che sicuramente c'è tanto altro ancora da guardare ed esplorare, però ci sono già tre belle storie massicce, ecco. Io direi che potremmo iniziare con la Teresa Neumann, questa stigmatizzata. Teresa Neumann, sì, Teresa Neumann, scusami. In tedesco si pronuncia, si pronuncia. Teresa Neumann, sì, io era come racconto, avevo cominciato a sentire parlare di lei negli anni 60, lei morì negli anni 60, io allora ero una studentessa, e ne parlarono tantissimi giornali, perché lei è stata un personaggio incredibile, è stata 36 anni senza mangiare, è stata anoressica per 36 anni, controllatissima dalla Chiesa, e quindi ne parlarono tutti, aveva le visioni, poi lo raccontiamo meglio. E lessi già allora, negli anni 60, appunto un primo libro che le Edizioni San Paolo avevano pubblicato su di lei. E poi nel tempo, occupandomi di fenomenologia paranormale, mi sono resa conto che i più grandi produttori di fenomeni paranormali sono stati mistici, i santi, perché i fenomeni che chiamiamo appunto parapsicologici, la ESPA, la percezione extrasensoriale, la telepatia, la veggenza, la precognizione, sono presentissimi presso i mistici. Ricordiamo Padre Pio, per esempio, per fare un esempio molto vicino a noi, che è stato contemporaneo di Teresa Neumann, si conoscevano, si mandavano a salutare tra di loro, eccetera. E lui, la gente quando andava a confessarsi da lui non aveva bisogno di dire niente, perché lui telepaticamente, con la veggenza, con la telepatia, captava. E poi i mistici hanno dei fenomeni che i veggenti, che i sensitivi non hanno, per esempio la stigmatizzazione, per esempio la bilocazione, molto raro, fenomeno molto raro, levitazione, durante le estasi spesso i mistici si alzano dal suolo, e c'è questo fenomeno fortemente simbolico che indica appunto il desiderio di raggiungere il divino, di andare oltre la legge di gravità. E poi il digiuno protratto per parecchi di loro per mesi e anni. E quindi fenomeni molto particolari. Nel tempo quindi mi resi conto di questo, e a un certo punto mi venne voglia di andare a indagare meglio Teresa Neumann. Questi libri li ho fatti per le Edizioni San Paolo, queste. E quindi andai con mia figlia, fine anni 80, primi anni 90, andammo in Baviera, a Konnersreuth, dove lei era vissuta. Lei era morta 20-25 anni prima, quindi ebbi l'occasione di incontrare un suo fratello, una sua sorella, un cognato, dei vicini che la ricordavano, perché lei era morta 20-25 anni prima, appunto. E quindi lei era morta, aveva 64 anni, non era vecchia, quindi era la prima di 11 fratelli. Lei ebbe una vita incredibile, perché era famiglia poverissima di questo piccolo paese, Konnersreuth, un paesino all'epoca sua 1000 abitanti, adesso 2000, che vivono tutti di agricoltura, insomma, un paese rimasto tale e quale, molto semplice, nella parte nord della Baviera, quindi non quella montuosa, quella pianeggiante, quindi agricoltura. Il papà era un sarto, la mamma lavorava come bracciante, 11 figli, quindi molto poveri, lei la maggiore, e quindi lei faceva un po' da mamma con questi fratellini, con la vocazione di farsi monaca, voleva farsi monaca, suora, e andare nelle missioni.
Poi successe una cosa che me la raccontò suo fratello Ferdinand. Scoppiò la guerra, quella del 14-18, lei aveva 16 anni quando scoppiò la guerra. Il papà fu richiamato alle armi e le fece promettere di non andare in convento prima che lui fosse ritornato, perché doveva aiutare la mamma con tutta questa nidiata di fratellini. Lei promise e il fratello mi fece notare che nel 18, quando il papà tornò, lui tornò, fate conto, oggi, il giorno dopo lei ebbe l'incidente che pose fine alla sua speranza di andare in monaco. Cioè, ebbe un incidente lavorando in campagna, per cui ebbe una pesante distorsione alla colonna vertebrale con fuoriuscita del midollo, per cui, ve la faccio breve, in pochissimo tempo lei si ridusse paralizzata a letto, e cieca, perché ebbe anche delle cadute per cui si lesionò il nervo ottico. Quindi lei rimase, fu molto controllata dai medici, siamo negli anni 20, quindi c'era già una medicina, la portarono in ospedale, andarono e dei ricoveri, eccetera, eccetera. Fu dichiarata che non c'era niente da fare, cecità perpetua e paralisi alle gambe. Lei rimase a letto 7-8 anni. Lei disse di aver impiegato molto tempo a dire di sì, era molto religiosa, dire di sì a questa cosa, pregava molto, aveva il tormento di non aiutare la famiglia ma di essere di peso, comunque accettò questa cosa. Il papà le aveva portato dalla Francia, dove aveva combattuto, un'immagine di Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresa, e lei pregava molto Santa Teresa. E successe che nel giorno in cui Santa Teresa fu beatificata, il 29 aprile del 20, 25, cosa così, ma lei nel 18 siamo verso il 25, lei improvvisamente recuperò la vista. Di notte aveva sentito come qualcosa che toccava il suo guanciale, la mattina dopo ci vedeva. Questo fu considerato un miracolo da tutti i medici, dall'oculista che l'aveva vista, perché era proprio 7 anni di cecità con i nervi lesionati. Un anno, 2 anni dopo, quando la piccola Teresa, Santa Teresa del Bambino Gesù, fu canonizzata, lei recuperò l'uso delle gambe. E aveva sognato, aveva visto qualcuno, che una mano soprattutto aveva visto, che si allungava verso di lei, prendeva la sua mano e gli diceva: adesso ti potrai alzare. Quindi lei si alza e comincia a camminare. Una cosa che nessuno si poté spiegare, fu vista, nessuno ci credeva. Contemporaneamente cominciarono ad avvenire tutta una serie di altri fenomeni, tra cui inizialmente la stigmatizzazione. Lei una notte ha l'immagine di Gesù che le chiede se vuole far parte dei suoi dolori, lei naturalmente accetta, e la prima ferita al costato, la prima ferita fu lì per lei. E lei, un dolore, disse, terribile, anche Padre Pio ebbe la prima ferita. Lì, è vero. Una cosa terribile, e lei cercò di nasconderla perché non voleva, che non osava pensare di avere anche questo. Quindi lo nascose con dei fazzoletti, con delle bende, eccetera, però a un certo punto non fu più Sanguinava. possibile nasconderla, anche perché nei giorni successivi, con lo stesso sistema, le furono inferte anche le ferite alle mani, ai piedi e anche intorno alla quelle della corona di spine. Quindi lei nel giro di 2 o 3 anni guarì dalla cecità, dalla paralisi e si ritrovò stigmatizzata. E anche cominciò ad essere anoressica, perché già quando era paralizzata mangiava poco, sempre un minore bisogno di cibo e difficoltà a deglutire. E a un certo punto questa difficoltà a deglutire divenne totale, per cui lei non smise completamente di mangiare. Lì fu tentato di tutto, anche per le ferite. Fu chiamato il medico non, nessuno voleva credere che fosse così. Rimasero sempre aperte le stigmate. Comunque, le ferite, se curate dal medico con bende, con pomate, si infiammavano, le facevano moltissimo male. Se lasciate stare, si coprivano di una pellicola. C'è una serie enorme di fotografie che ho pubblicato in Sì. un altro libro. Si coprivano di una pellicola. E non sanguinavano, sanguinavano tutti i venerdì, che lei tutti i venerdì riviveva in tempo reale la passione morte di Gesù. Questo per 36 anni. Come per 36 anni è stata anoressica, non ha mangiato, tentarono in tutti i modi di farla mangiare. Io parlando con i fratelli, col cognato, con amici suoi che ho incontrato, dicevano, non sarebbe stato possibile per 36 anni non mangiare, né mangiare né bere e neanche avere evacuazioni, perché mancavano anche quelle. Non beveva neanche, non No, beveva neanche.
Non beveva neanche, beveva, l'unica cosa che le serviva era la comunione quotidiana. Lei viveva del Redentore, così lei diceva. E quindi dicevano, una casa piena di 11 figli, pensate voi, nel centro del paesino, tutti amici che andavano e venivano, le porte mai chiuse. Dice, come avrebbe, diceva un amico che era amico dei fratelli, eccetera, dice, come avrebbe potuto per 36 anni fare questa senza che noi ce ne accorgessimo? In più, questo digiuno fu controllato dalla Chiesa. La Chiesa è giustamente molto severa in questi casi, perché la chiuse per 2 settimane, 15 giorni per l'esattezza, nella curia di Ratisbona. Ratisbona è la città da cui dipende sul paesino di Conesroy dove viveva lei, e la tennero segregata. Si chiarì che, dal punto di vista medico, che un essere umano può vivere al massimo 11 giorni senza mangiare, soprattutto senza bere, e fu tenuta sotto controllo stretto per 15 giorni. Non le fu dato niente, né da bere né da mangiare, sorvegliata giorno e notte dalle suore, a turno si alternavano presso di lei. E lei in queste 2 settimane ebbe le sue sanguinazioni del venerdì. Durante le sanguinazioni perdeva sempre 4-5 kg, che poi recuperava nel corso della settimana. E anche questo è un miracolo, perché i medici hanno detto che non è possibile che un fisico resista a questo sbalzi di peso di 4-5 kg tutte le settimane, perderli, recuperarli e così via. Ma poi anche la perdita di sangue. La perdita di sangue. Il suo digiuno, fra l'altro, questa è una cosa che mi ha sempre fatto un po' sorridere, ma comunque è curiosa ed è una conferma. Durante il Terzo Reich, Hitler aveva che era molto superstizioso, aveva un sacrosanto terrore di lei, un grandissimo rispetto, tant'è vero che disse: Konnersreuth, cioè quel paese, non si tocca, non si va lì, non si tocca, lasciatela in pace. E poi durante la guerra non le fu data la tessera non aria. La tessera non aria era quella Se via per con mangiare. la quale si aveva il cibo. Ecco, Certo, siccome per mangiare. sapeva benissimo che lei non mangiava, per cui quella tessera Gliel'hanno data. non gliel'hanno data, in compenso le diedero una doppia razione di detersivi per lavare le lenzuola, le camicie, che durante le sanguinazioni del venerdì lei, ecco qua c'è, vi faccio vedere, ecco com'era lei, ecco c'è il fazzoletto bianco che portavano Bello, le sì. contadine bavaresi. Era una persona molto, dicono tutti, molto lieta, molto allegra, molto, molto serena, eccetera. Ecco qua lei durante un'estasi, quando vedeva Gesù, Ha un volto della, come respirata. dire, ha un volto della bontà, ecco. Ecco, vi faccio vedere anche questa immagine di lei, eccola qua, sempre durante una visione, e Allora. qua invece quello in alto durante le sanguinazioni, una cosa Sì, impressionante. sì. Mi diceva il fratello che lui ha assistito centinaia di volte a queste sanguinazioni, che cominciavano il giovedì sera con la fustigazione, poi continuavano il venerdì fino alle 3, quando moriva, quando Gesù moriva, e c'era uno spettacolo che strappava il cuore. E non ha idea, mi diceva, di quante conversioni ci sono state durante la guerra. Non so se l'ho questa immagine. Durante la guerra passavano ma forse non c'è, i militari americani di stanza in Germania, Per passavano a andare a vederla. vedere. Andare a vederla, sì. Sì. E Ma poi lei, non contento, non bastava questo, aveva fenomeni di bilocazione, aveva fenomeni di veggenza, scrutazione degli animi, profezia, eccetera, eccetera. E parlava durante le visioni della crocifissione, parlava in aramaico. Aramaico era la lingua che veniva parlata parlata ai tempi di di Gesù Gesù. Cristo, certo. E questo l'hanno potuto controllare degli esperti di lingue antiche, Sì. e notavano che non erano parole singole, così che lei, diciamo, per veggenza avrebbe potuto captare in qualche libro o nella mente degli esperimenti di chi stava con lei. Erano risposte a domande, cioè lei parlava così, però mentre parlava, le facevano le domande, lei Era un rispondeva, nesso un logico. nesso logico, rispondeva a senso in aramaico. Quindi è stato un caso strabiliante, Sì, veramente, di. io credo che, non so tu cosa pensi Paola, io credo che quando ci sono queste
questi personaggi, ecco, perché sono poi dei personaggi, diventano proprio dei, Mamma mia. sono dei, questi sono davvero dei personaggi, ecco. Altro che. E non quelli che tante volte sono solo delle persone famose e vengono definite No, lei è personaggi. Ecco, umilissima, lei è umilissima. veramente un personaggio. Ecco, però questi personaggi, secondo me, davvero hanno un compito importante, no? Per la storia dell'umanità, perché sono proprio Grazie. la testimonianza che esiste altro. La Quello che testimonianza l'uomo che. non sa fare, c'è qualcun altro che sta sopra l'uomo che sa fare. Sì. E Ciò che è poi lei impossibile la. per l'uomo è possibile per Dio, insomma, o La per lui. testimonianza che si può vivere di Gesù, del Redentore. Lei Questa per energia 6 anni d'amore. è vissuta della comunione, Sì. e questa le doveva essere data tutti i giorni. Se aveva quello, se lei si è potuta vivere. Anzi, mi dicevano che lei non era tanto alta. Ed era una corporatura normale, con gli anni, come spesso capita, come è Si capitato abbassa. di noi, si acquisisce qualche chilo, no? E lei pure fece così qualche chilo, nonostante che non mangiasse mai, e questo digiuno controllatissimo. Se qualcuno leggerà appunto nel libro tutte le prove che sono state fatte con lei, proprio al di là di ogni dubbio. E poi ci sono tutti questi. Queste visioni che lei aveva durante il venerdì, quando aveva la passione morte di Gesù, e anche dopo, Parliamo delle visioni. che sono state trascritte, purtroppo non ci sono ancora in italiano, non sono state tradotte ancora, e io le ho tutti questi testi, e qualcosa ho riportato. È veramente un personaggio straordinario che io sono rimasta proprio affascinata andandoli in questo paesino dove sono stata 2 o 3 giorni con mia figlia. Per fortuna che parlo tedesco, se no avrei Sì. potuto Senti, assolutamente. ma qual è il ricordo di lei che si ha lì in questo paese? Oh, è veneratissima, veneratissima, c'è la sua tomba sempre piena di fiori, sempre, non piena, carica Strapiena. di fiori la sua tomba. E poi c'è un vicino lì, un convento che è stato creato proprio per lei, dove vanno, ci sono delle suore, ci sono, vanno anche un centro anche religioso, anche un centro culturale oltre che religioso, dove sono conservate tutte le sue reliquie, per esempio tutti i fazzoletti bianchi che avete visto che lei indossava, che durante le sanguinazioni si aprivano anche le ferite, 9 mi pare punti delle spine, no? Della corona di spine, ci sono questi fazzoletti custoditi con i segni Certo, del sangue. ma Tutte le fotografie, un centro di documentazione su di lei proprio, che adesso è in atto il processo di canonizzazione. Per ora sono state riconosciute le virtù eroiche, quindi lei è venerabile, questo è il primo passo. può arrivare alla beatificazione. Ci vuole il miracolo. Ci vuole, dopo che sono state riconosciute le virtù eroiche e che il candidato è venerabile, ci vuole il miracolo. Ci vuole che qualcuno testimoni che ha vissuto un Sì, miracolo. la consulta medica che attesti un miracolo, e poi mi sono documentata in questa occasione. E poi, dopo l'avvenuta beatificazione, un altro miracolo per la canonizzazione, per la Canonizzazione, proclamazione a santo. Questo è certo. l'iter. La parte più complessa, quella dove vengono valutate tutte le circostanze, tutti i problemi, eccetera, è la prima, quella che è stata già vissuta, superata, cioè quella del riconoscimento delle virtù eroiche e Quindi di quella prima miracolo. passaggio l'ha fatto, Il primo insomma. passaggio, che è quello più laborioso, che vengano ascoltati i testimoni, eccetera, eccetera. Questo è stato fatto e compiuto da non moltissimo tempo. Senti, è molto bello il fatto che lei, che avrebbe voluto farsi monaca, poi dopo hanno costruito un monastero. Sì, sì, È sì, sì. molto Sì, bello, no? Quindi il molto monastero bello. in qualche modo è nel monastero. In qualche modo sì. In qualche Sì. modo è riuscita, a Ma viversi. quello che mi colpì molto, che mi raccontò suo fratello, mi disse: questo ancora nessuno l'ha osservato, se nessuno ha realizzato questa concomitanza, che nostro padre tornò, fai conto, il giovedì, e lei avrebbe potuto da quel momento realizzare il suo sogno e andare in convento, e lei il venerdì ha l'incidente che Sì. taglia netto con tutte queste speranze. Lei voleva andare addirittura in missione in Africa, voleva fare quello. Però secondo me proprio lì vedi cioè il disegno, no, della Sì, c'è sua anima. un disegno, assolutamente.
Il fratello l'aveva ravvisato questo disegno e me ne parlò con molta... Cosa puoi pensare di diverso? Il padre era stato via 4 anni, non era mai successo niente, torna e lei immediatamente, invece di partire, subisce questo blocco che è durato poi 7 anni, 7 anni a letto, cieca e paralizzata, quindi non sono pochi per una ragazza giovanissima, perché all'epoca lei aveva poco più di 20 anni. Bene, andiamo avanti nel tuo libro, nel racconto che tu hai fatto. Abbiamo un'altra, una veggente, anche questa, che sì, è molto interessante, che è l'Anna Emmerich. Anna Caterina Emmerich, che anche lei ha fatto ritrovare, ci sono stati dei ritrovamenti. Sì, cioè lei è stato un personaggio. Questa è legata, devi sapere Anna, questa storia di questa santa, perché io vi dico, parlo tedesco perché mi sono laureata in letteratura tedesca, quindi è stato, e quando studiavo letteratura tedesca, a un certo punto si incontra un poeta, romantico, che si chiamava Clemens Brentano, e che è stato il capostipite dei romantici tedeschi. Sapete che il movimento letterario del romanticismo è nato in Germania. Lui è stato uno dei più famosi e straordinari poeti romantici. E nella letteratura c'è scritto che Clemens Brentano, a un certo punto della sua vita, è chiuso con la letteratura, non è considerato più un poeta, perché si mise al capezzale di questa monaca stigmatizzata, Anna Caterina Emmerich, e da quel momento si dedicò a lei e chiuse con, quindi la letteratura tedesca da quel momento, lui aveva poi 40 anni, era ancora giovane, da quel momento l'ho cancellato. Io questa cosa mi era rimasta in mente. Anche per lui è stato un passaggio, no? Sì, lui è compiuto. Tra l'altro fino a quel momento, lui si chiama Brentano, era figlio di un mercante, ricchissimo mercante italiano, quindi di qui il nome Brentano, e viveva a Berlino, apparteneva a una ricchissima famiglia, e frequentava la migliore società, in una bellissima casa, 2 o 3 matrimoni alle spalle, insomma una vita anche abbastanza avventurosa e scapestrata. E quindi questo passaggio, che lui diventa appunto una specie di mistica, a un certo punto a 40 anni, fece scalpore, mi era rimasta impressa. Quando poi, frequentando l'ambiente appunto della ricerca psichica, venne a sapere di questa Anna Caterina Emmerich e di Brentano, mi è ritornato nell'orecchio questa cosa qua, e allora sono andata a fondo, e come mia abitudine, e sono andata a trovarli a casa loro, a trovare lei a casa loro. Lui abitava a Berlino, ma lei era in un paesino che si chiama, vicino a Münster. Münster è una città della Germania settentrionale, quindi lui a Coesfeld, il paesino si chiama. E lei è vissuta sempre lì, in questo minuscolo paesino, anche lei di una famiglia modestissima, e diventa anche lei, cerca di diventare monaca, una famiglia numerosa. Io sono stata a vedere anche la sua casa dove viveva, una casa di contadini col tetto spiovente. Siamo nel Settecento, siamo alla fine del Settecento. E si vuole fare monaca, ma non può farsi monaca perché non ha la dote. All'epoca bisognava avere la dote. E riesce a farsi monaca soltanto tardi, cioè verso i 30 anni. Perché lavorando, faceva la sarta, lavorando, eccetera, eccetera, mette da parte quanto serve per poter entrare in convento. In convento Anna Caterina comincia a avere le sue visioni mistiche, e riceve le stigmate, anche lei ha una visione, l'ha raccontato poi lei, ha una visione di Gesù che le offre una corona di fiori e una corona di spine, le chiede di scegliere, e lei sceglie la corona di spine, e in quel momento lei disse che Gesù gliela mise in testa, premendo, e quindi anche lei aveva tutta la corona appunto di ferite. Poi ebbe le ferite come la Teresa Neumann, al costato, alle mani, ai piedi, eccetera, eccetera. Anche lei fu controllatissima, ci fu una commissione, siamo nell'epoca napoleonica, siamo ai primi dell'Ottocento, cioè nell'epoca in cui Napoleone chiudeva i conventi e metteva tutti i monaci e suore fuori. La Germania era in quel momento sotto protettorato francese, quindi seguiva questo tipo di destino,
Per cui lei si ritrovò a un certo punto fuori dal convento, poverissima, malata, perché è sempre stata molto debole, molto ammalata, con queste stigmate che furono, il paese è diventato più laico, queste stigmate furono controllate da una commissione religiosa, da una commissione laica, che con mezzi abbastanza brutali la tenne segregata anche lei per del tempo, non fu risultato possibile trovare imbrogli di nessun tipo, anche lei anoressica per 12-13 anni, come la Noema molto più a lungo, lei 12-13 anni, morì molto prima, aveva 44 anni quando morì, quindi 20 anni prima della Noema, e quindi si ritrovò fuori dal convento, e accolta quasi per misericordia, per compassione, da una famiglia che la teneva in questa piccola stanza, che poi è stata ricostruita in un museo, adesso poi lo diremo, dove la andavano a cercare per la sua bontà, per la sua saggezza, per questa stigma che aveva, doti profetiche, doti di telepatiche, consigliava, eccetera, eccetera. E la sua fama divenne abbastanza nota, divenne nota a un certo punto, perché fra l'altro i romantici, come era Brentano, erano molto interessati al paranormale, quello che oggi chiamiamo paranormale, certo, i fenomeni misteriosi, eccetera, eccetera. E quindi lui va a trovarla con l'intenzione di starci una settimana, così, a vedere di che cosa si trattava, e rimase talmente affascinato da questa donna, che aveva 4 anni più di lui, erano tutte due persone giovani, talmente affascinato da questa donna, da quello che lei fra l'altro lo riconobbe, quando lo vide, lo riconobbe e gli disse, ecco, se sono, era letto, lei fissa, se sono rimasta viva fino adesso perché aspettavo te. Quando lo riconobbe, dice, mi è stato mostrato nelle mie visioni un uomo con i colori da italiano, un viso da italiano, infatti Brentano, eccolo qua, però ho la fotografia qua, bellissimo uomo, i tratti italiani, seduto accanto al mio letto che scriveva, e queste non c'erano le fotografie all'epoca, questa era lei, con le mani. È poesia, questa storia. È una bella storia, la storia di un innamoramento di tipo spirituale, certo, tra di lui per lei, e quindi lei l'aveva atteso, e lui rimase 6 anni al suo capezzale, si trasferì nel suo questo piccolo paese, rinunciò a tutto, vendette la casa, vendette la sua biblioteca, rinunciò a tutto e rimase per 6 anni finché lei visse. Lei aveva di notte queste visioni, che poi la mattina raccontava lui. E lui andava da lei gli raccontava, lui scriveva, poi andava a casa, si era scelto una casa lì, andava a casa, metteva in tedesco corretto quello che lei gli diceva in Plattdeutsch. Il Plattdeutsch è il dialetto locale. Sì. E era maestro della parola, era un grande virtuoso della parola. E poi nel pomeriggio tornava da lei per vedere se aveva scritto bene, se aveva reso bene. Aveva riportato tutto. Si trovano questi... Si trovano. Allora, questi libri, allora io ho, sono... Lui ha scritto... Allora, praticamente sotto dettatura della Emery, La vita della Vergine Maria, che sono tutti volumi alti così, 6 volumi, 3 volumi dedicati a Gesù, cioè quattro, uno per il primo anno della vita pubblica di Gesù, secondo anno della vita pubblica, terzo anno della vita pubblica, e poi un libro dedicato alla Passione di Gesù. Da questo libro della Passione è stato tratto il film. Il libro The Passion di Mel Gibson, che sì, ha preso tutto il film, certo. E poi c'è un sesto, poi c'è Il vita della Vergine Maria, e poi c'è un sesto volume che è di miscellanea. Lui, morendo, ha lasciato 18.000 pagine scritte. Quando lei morì, lui lasciò il paese e tornò a Berlino e si dedicò a mettere in bella e a raccogliere tutto questo materiale che lei non gli diceva ordinatamente, cioè non è che gli dicesse tutta la vita della Madonna come la vedeva lei, tutta in fila. Sì, ma no, c'era come veniva. Quindi lui dopo ha scritto questo primo libro della vita della Vergine Maria, che io poi ho tradotto in italiano, questo si trova. Ecco, io tradotto in italiano. Che cosa abbiamo di lui? Di traduzione di queste, allora c'è Maria, io ho fatto 2 libri per la San Paolo, uno
sulla vita della Vergine Maria, che è andato benissimo, è stato editato tante volte, perché è tutti i libri che hanno l'imprimatur, quindi non vanno contro, però arricchiscono il racconto evangelico. E lei dimostra di conoscere la vita di quei tempi come se fosse vissuta lì. Lei era quasi analfabeta, non aveva mai studiato, non aveva nessun libro, non si era mai mossa dal suo paesino, quindi è incredibile come lei conoscesse gli usi, i costumi, i luoghi, esattamente come poi in realtà erano. Quindi io ho tradotto La vita della Vergine Maria e Gli anni della vita pubblica di Gesù. Quindi le traduzioni di Brentano, quindi le hai fatte. Traduzioni dai testi curati da Brentano sulla base delle visioni della Emerick. Poi è stata tradotta anche La Passione, questo non l'ho fatto io, però c'è anche il libro della Passione. Quindi possiamo andare a cercarlo, Sì, interessante. Io non ce l'ho questi. andare a Andate cercare se siete anche voi a interessati. cercare, perché deve essere molto interessante quello sulla vita di Gesù. Sì, quello che Gesù ha fatto, come si muoveva, ma anche quello della Madonna è Anche delizioso, quello perché della comincia Madonna, a raccontare la vita dei genitori, dei nonni, della Madonna, poi i genitori, e poi finalmente nasce questa bimba con tante cose curiose che non vanno contro assolutamente. In base poi alle descrizioni della Emerick, che è stata ritrovata la casa della Madonna a Efeso. Ah, ecco, questo è interessante, Sì, molto. è stata trovata. Io mi ricordo sempre dei ricordi lontani che la prima volta che andai a Efeso non sapevo niente di Anna Caterina Emerick, tanti anni fa, anni 70, diciamo. Andai a Efeso, che ero sposata da poco con mio marito, in Turchia. Efeso è questa città alle spalle del quale c'è questa montagna dove la tradizione diceva che Giovanni, che era di Efeso, l'apostolo Giovanni, portò la Madonna dopo la crocifissione, perché Gesù l'aveva affidata a lui, e allora lui le preparò una casa e lei andò a Efeso dove morì. Però di questa casa si erano perse completamente le tracce. Invece, già da parecchi anni, quando si va a Efeso, fai un giro turistico, ti portano sulla collina dietro, ti portano a vedere questa casa che è stata ritrovata, dove c'era un grande cartello che dice ufficialmente che la casa è stata trovata grazie alle visioni della Beata. Lei è stata canonizzata qualche anno fa, io andai a Roma per la canonizzazione, per le visioni di Anna Anna Caterina. Caterina. E l'ho ritrovato anche questo, appunto, mi è ritornato alla mente che avevo visto tanti anni fa questa scritta, quindi un riconoscimento ufficiale. E lì fu un sacerdote che con in mano il libro della vita della Vergine Maria, che porta la Vergine fino alla morte, fece come Schliemann con l'Iliade per trovare Troia, cioè andò in giro dicendo quello che diceva la E quello Emerick. che volevo chiedervi, com'è che hanno fatto, no, appunto, ad arrivare? Com'è che hanno fatto? Lui, con Qual è questo stata la sacerdote procedura? francese, che credeva nella Emerick, con in mano il testo scritto da Brentano sulla base delle visioni di Anna Caterina Emerick, è andato a Efeso e, seguendo tutte le indicazioni, che diceva che dal punto dove c'era la casa, al di sopra c'era un castello, lui trovò le ruderi di questo castello, che da questa casa, guardando verso il mare, si vedeva in quella direzione un'isoletta con una grande, una più piccola vicino. Insomma, c'era una fonte lì davanti. Insomma, lui ha ritrovato le fondamenta della casa, esattamente come Emerick l'aveva descritta, cioè una casa fatta di due stanze con un camino in mezzo, il fuoco focolare in mezzo che divideva, che partecipavano le due stanze di questo focolare, l'acqua davanti, che è un'acqua pare medicamentosa. La ritrovò esattamente come è stata ritrovata. Quindi Bellissima, è una bellissima storia, sì. bellissima Poi storia. lei poverina, morì poi di sfinimenti, anche dopo 6 anni, aveva 46, 40, 44 anni quando morì. E Brentano rimase con lei, la vide morire, rimase con lei fino all'ultimo, la tenne per mano fino all'ultimo. E lui ha scritto delle cose bellissime su di lei. Veramente commoventi, proprio come lui è andato, come l'ha conosciuta, come l'ha trovata. E questo, ecco, varrebbe la pena di documentarsi anche Sì, solo per leggere. senti, mi puoi ridire per gentilezza il titolo dei libri e questi libri che tu hai Allora, tradotto di uno Brentano? quelli che ho tradotto si chiama Vita della Santa Vergine Maria, e Di Brentano. l'altro è Gesù negli anni della vita pubblica.
bene. Questi sono editi da Paolini, San Paolo. San Paolo. Da San Paolo, sì. Bene, bene. Allora potremmo andare a cercarle perché sono molto Sì. stimolante questo Sì. tuo racconto, E, Paolo. infatti, Bello. mi è piaciuto molto. Poi al paese, il suo, hanno ricostruito la stanza dove viveva lei, questa stanza piccolissima, fate conto, 2x3, dove c'era questo minuscolo lettino di giunco, ricostruito, hanno riportato Quindi tutto. adesso cioè, la gente va a fare una sorta di pellegrinaggio, che tu Sì, sappia, sì. ci vanno, vanno, sì, lei poi è stata, nel 2004 è stata beatificata. Ah, quindi è un bel viaggio da fare. Sì, un bel viaggio da fare, vale la pena. Ecco. Io poi questi libri che ho tradotto ho premesso, è un po' la storia che sto raccontando adesso e che anche in questo libro incontri, insomma, un po' più ampio magari, in modo che uno si rende conto anche di che cosa si tratta. Personalità straordinaria, ecco. Queste visioni che non si sa come lei potesse sapere tutte queste cose correttissime sul mondo antico, sulle abitudini, i costumi, i nomi, le località, precisissime proprio, incredibile, Bellissima storia questa, molto bella. ecco. Sto guardando un po' i nostri amici che ringrazio perché sono in tanti e ci stanno seguendo. Guardo se ci sono già delle domande. Ringrazio Maurizio Grasso, il nostro Maurizio che cura tutta la parte dei docufilm, che ha pubblicato un po' di riferimenti. Vedi anche quelli del tuo libro, molto bene. Abbiamo Maurizio che ci fa da ufficio stampa. Allora, grazie Maurizio. Grazie Maurizio, è il nostro Maurizio. Allora, sì, ringraziano, grazie per condividere con noi queste conoscenze, che meraviglia. Sì, perché ci sono tante storie che non sono quelle, cioè, insomma, quelle più conosciute, ecco. Quelle che sono più canoniche, a cui la gente insomma, è abituata a sentirne parlare e da così, come dire, una memoria già per le esperienze che magari uno ha vissuto anche nell'ambito della propria religiosità, no? Quindi quei dei santi, questi percorsi così sono sempre molto legati, ecco, a questi percorsi della religione e non sempre invece veniamo a conoscenza di quelle storie che sono magari meno conosciute, ecco, da noi, perché noi conosciamo di più i nostri che non Sì, quelli sì, non sì. italiani, no? Questo che voglio dire, ecco. E allora è bello quando cioè, si possono integrare queste conoscenze. Assolutamente, sì. Questa è una storia molto bella, sono due storie fino Sono adesso molto belle, due personalità uniche, due veramente. persone, sì, ma anche la terza, la Clelia Barbieri, La ragazza anche, invece è italiana, quindi la questa è possiamo. nostra ed è italiana, è anche più o meno dalle tue parti, no? La Sì. ragazza delle Budrie, come la Ragazza chiamava? delle Budrie, Ecco. Clelia Barbieri, è Clelia vissuta anche nel Barbieri, parliamo di 1800. lei. Siamo sempre Clelia nell'Ottocento. Barbieri, anche di lei ho un'immagine perché era bellissima. Ecco, Siamo c'è sempre, Paola, questa. siamo sempre nell'Ottocento. Siamo Quindi, nell'Ottocento, verso la metà dell'Ottocento. Eccola qua lei. Era una bellissima ragazza, poverissima. Le Budrie è un minuscolo paesino. In provincia che fa parte di San Giovanni in Persiceto, che è in provincia di Bologna, insomma tra Modena e Bologna, quindi per me facilmente raggiungibile, però io non la conoscevo e fu uno dei miei lettori che mi disse: lei si occupa di queste cose, non conosce Clelia Barbieri e il miracolo della voce di Clelia Barbieri, un miracolo unico, che non, soltanto nel suo caso. Quindi io andai alle Budrie, sono stata accolta dalle suore, le minime dell'Addolorata, che ci sono una congregazione che è stata creata dopo la morte di lei, ho saputo tutta la storia. E poi ho scritto prima un articolo, poi ho scritto anche questo libro qua, sempre con la San Paolo, Santa Clelia Barbieri. Lei è canonizzata dagli anni Ottanta. Clelia Barbieri è morta da appena 23 anni, però in questi pochissimi anni ha fatto veramente delle cose straordinarie. Lei era una orfana, il papà era morto di tifo quando lei aveva 2 o 3 anni, poverissimi, vivevano proprio quasi di carità. Lei, la sorella e la mamma, però molto dignitosi, in questo piccolo, piccolissimo borghetto. E lei ha una vocazione forte,
ottiene, non può farsi monaca perché non ha la dote, la storia di Anna Caterina Emery, nell'Ottocento ci voleva la dote, non c'era assolutamente. Allora lei, insieme ad alcune amiche che avevano lo stesso problema e la stessa vocazione, ottengono dal parroco delle Budrie, le Budrie c'è una bella chiesa, ma anche molto bella, anche grande, radunava tutta la campagna lì intorno. Il parroco, un uomo intelligente, capisce che queste ragazze hanno veramente la vocazione, allora dà loro una casetta che è proprio di fronte alla chiesa, che tuttora c'è e che viene anche venerata, adesso spiegherò come, dove loro possano fare, queste quattro amiche, possono fare quello che è la loro vocazione senza potersi fare monache. La loro vocazione è quella di aiutare il parroco nelle necessità della parrocchia, di educare le bambine che all'epoca venivano lasciate senza educazione, senza cultura e che venivano spesso lasciate da soli in casa, da sole mentre i genitori andavano a lavorare alla campagna, assistere gli ammalati e vegliare i morti, vestire i morti, vegliare i morti. Queste vocazioni, questo loro facevano. E vivevano di carità e del loro lavoro perché cucivano e quindi si mantenevano di questo. Quindi queste quattro ragazze giovanissime creano questa piccola comunità che presto assume importanza lì nella zona. Tutti ricorrono a loro per i bambini, per assistere gli ammalati, per fare queste cose. E fanno anche un po' di carità che le aiutano a vivere. E lei è una santa perché ha questi fenomeni di veggenza, sapeva consigliare, anche le persone molto anziane si rivolgevano a lei per consiglio, pensava che moriva a 23 anni, era malata di tisi e aveva fenomeni si elevava, l'hanno vista, Meditazioni. fenomeni di Meditazioni. meditazione, quando andava in estasi e pregava, aveva fenomeni di veggenza, di telepatia, come spesso hanno i santi. E quindi si crea già da viva questa fama di santità e muore per la sua malattia, per la tisi, ad appena 23 anni. Muore in una delle stanze di questa casina che era stata data a loro di fronte alla chiesa per la loro vocazione. E lei, morendo, davanti c'è la mamma con lei, c'è la sorella, ci sono le amiche, e tante persone che piangevano la sua morte, la sua malattia. E lei le consola, dice: io non vi lascerò mai e mi sentirete sempre con voi. Fa questa promessa prima di morire. E succede che un anno dopo, esatto, nel giorno anniversario della sua morte, mentre sono riuniti in questa piccola stanza, che poi è diventata una cappellina, e la ricordano, e pregano, cantano per lei, il ricordo di lei, sentono una voce che accompagna i loro canti, le loro preghiere. E tutti la riconoscono come la voce di Clelia. Tutti sono stupiti, sono queste descrizioni dell'epoca che sono state raccolte, che mi sono state date. E io poi ho intervistato tante persone, come mia abitudine, perché questo miracolo dura dall'Ottocento, dura da 150 anni. Questo miracolo, dal Bellissimo. 1871, quando lei morì, dura tuttora. Io ho Bene. parlato anche con persone che hanno sentito questa voce. Questa voce la sentano. E la sente chi se la merita, mi hanno chiesto a me: ma tu hai Quello che studiato stavo questo per caso? chiederti. L'hai sentito? Io non ho sentito niente, io Appunto. non me la sono meritata, evidentemente. Però la sentano per motivi, non so quanti motivi ci possono essere, per edificazione personale, per consiglio, per far cambiare stato d'animo alle persone. La voce ha anche carattere oracolare, perché le suore che la sentano, se suona lieta la voce, sanno che succederà qualcosa di buono. Cose belle. Se suona cupa, triste, succederanno delle cose. Succede, in questi 150 anni la voce ha pronunciato tante cose, terremoti, guerre, un po' di tutto. Ed è stato raccolto un libro, che è grosso così, sulla voce e chi sente la voce di Clelia. È una voce che viene sentita, magari da questa persona la sente, quella vicina no. E una ci giura che l'ha sentita, quell'altra no, e oppure in due la sentano e sentono la stessa cosa, o tre. È una voce appunto molto particolare che suona, risuona, dicono un'ottava di sopra ai canti dei presenti. E comunque è distinta, poi aleggia in tutta la stanza, più di voce diretta che quando nelle assemblee.
Bellissimo deve essere. Sì. E io ho parlato con Tu alcune niente, non persone. l'hai mai sentita questa voce? È Non un sei stata fenomeno lì mai? unico quello di Clelia, Non fenomeno dico, ma tu gentile, proprio dolce. niente? Non sei riuscita a sentire niente, niente? No, no, io assolutamente. Non me lo sono meritata questa voce, ma insomma è un fenomeno, diciamo, raro, l'ho sentita in tanti, ma è un fenomeno raro. Durante la guerra, per esempio, l'hanno sentita anche dei prigionieri tedeschi, ci sono le loro testimonianze che non ne sapevano niente e che in chiesa magari c'erano solo degli uomini e hanno sentito questa voce femminile che aleggiava e erano rimasti allibiti di sentire una voce femminile. Sì, bisogna leggere tutte queste testimonianze. Bellissimo. E poi ci Guarda, sono. il libro c'è questo libro che tu hai detto delle voci. Sì, c'è un libro che è stato stampato, io ce l'ho qua, è stampato, l'ho citato, sai, nella bibliografia di questo incontro di cui abbiamo parlato prima. Ho citato tutta la bibliografia di cui stiamo parlando, per cui qualcuno trova tutto qua, se è Bene. interessato a uno di questi fenomeni. E c'è questo libro che raccoglie tutte le testimonianze delle voci. Io ho raccolto qualche testimonianza oltre a quelle, parlando col parroco attuale, col parroco che c'era qualche anno fa, che l'ha sentita due volte con grandissima emozione e mi dica che cosa gli ha detto questa voce. Dice, ha parlato di cose mie personali che non posso e non devo raccontare, però lui è rimasto Molto commosso, colpito. rimarrei molto commossa anch'io di sentire una voce che viene dall'oltre, che ti parla e che ti dice. Quindi Clelia è lì dove è vissuta lei, adesso c'è un bellissimo borgo, c'è la chiesa, è nata un asilo, una scuola per i bambini, che era la vocazione sua. E quindi quello che lei voleva si è realizzato e si è creata per iniziativa del vescovo di Bologna, dell'arcivescovo di Bologna, la congregazione di suore minime del Dolorata, che lei non ha potuto essere monaca, però con la sua vocazione, cioè con quello che voleva fare lei, cioè l'aiuto alla parrocchia, l'assistenza agli ammalati, la veglia agli infermi, la scuola ai bambini e così via, questa congregazione che si è creata nel suo nome porta avanti quella che era la sua vocazione, quindi è stato veramente realizzato il suo Bella sogno. questa storia che anche lei ha visto, realizzato quello che lei voleva fare E quello che dopo, hanno fatto anche dopo. lei Suore dopo. minime della Bene. Dolorata. Questo è un borgo molto bello e c'è sempre una grande cerimonia il 13 di luglio, che è l'anniversario della sua morte. Tantissima gente, centinaia di persone vanno, ma io vado ogni tanto, la vado a trovare così. Vado a trovare Sì. Clelia. Quando vengo a trovarti andiamo insieme, Sì, andiamo a trovare Clelia andiamo a insieme. trovare, sì, Andiamo a perché è trovare Clelia un luogo di insieme. pace, ancora in mezzo alla campagna, c'è Bene. questa bella chiesa, hanno creato anche una cappellina vicino dove c'è l'urna con quello che resta di lei, la casa di fronte dove lei è vissuta, che è tutta. Poi si può andare e venire tranquillamente, le suore gentilissime, tante suore indiane, tante suore che vengono da altri paesi, gentilissime, devotissime. La sentono anche in India la voce di lei, la sentono anche dove Davvero? le missioni, sì, così dicono. È un fenomeno, non può essere un complotto, diciamo, perché Sì, la sente anche gente che non ne sapeva niente, l'ha vedo sentita anche gente che ignorava. anche la nostra amica Antonella Di Bello che dice Clelia Barbieri è una figura molto bella e illuminata della nostra terra. Sì. Nel Ecco. bolognese è molto, molto nota, poi è stata canonizzata, quindi sì, è proprio una santa della Chiesa. Senti, c'è una nostra amica Michela Nuvoli che ti chiede una cosa di prendere in considerazione anche con il tuo lavoro. Buonasera, grazie per le belle testimonianze e interviste che trasmettete. Se è possibile, vorrei chiedere alla dottoressa Giovetti, della quale ho letto diversi libri, se potesse prendere in considerazione di scrivere e fare conoscere tre mistiche molto importanti del 1900. Vi sono già dei libri di loro, ma sono sicura che la dottoressa farebbe di meglio. Le mistiche sono Luisa Piccaretta di Corato, di Bari, serva di Dio, poi Maria
Valtorta, la Valtorta io la conosco, che ha Sì, scritto Sotto dittatura questi buddista, scritti, sì, Maria Poema Valtorta. dell'uomo Dio e gli altri scritti da Marthe Robin. Poi la Picaretta e Marthe Robin hanno vissuto pure loro solo dell'Eucaristia. Sarebbe un grande dono per tutti venire a conoscenza di ciò che Dio ha voluto comunicare tramite loro a tutti i suoi figli. La Picaretta, per volere di Dio, ha trascritto tutto ciò che lui comunicava, 36 volumi, libri di cielo. Grazie per tutto. Beh, Paola, adesso guarda poi nei Va commenti la Michela Nuvoli, magari vi sentite. bene, Eh? grazie. Valtorta la conosco, ho Anch'io letto conosco la qualche cosa, Valtorta. le altre non le conosco. Comunque prendo nota, ma me lo tieni questa scrittura così? Sì, nei Anna. Dai, commenti ti do i riferimenti e sì, potete grazie dei poi commenti. scrivere. Ecco, Mi fa bene, bene bene. conoscere queste Ecco, cose. vedi ad esempio Roberta Cartabellotto dice: io sono di Bologna, ma non ho mai sentito. Grazie mille. Visto? Che bello. Sì, è tra Bologna e San Giovanni Persiceto, le Budrie, quindi Ecco. vicinissimo a Bologna. Bene, anche qui Neri Simone dice: grazie per renderci partecipi della tua conoscenza. Non conoscevo la storia di Clelia. Un giorno andrò a visitare Budrie. Grazie, grazie, grazie. Vedi, mi sa che ci troviamo in tanti a Budrie. Sì, No, ma facciamo no, una guarda delegazione di Focus a Budrie, dalla Clelia. Come vado io ogni tanto, sono tante persone che vanno senza bisogno di andare i giorni particolari, così Sì. momento hai voglia, chi sta vicino lo può fare, io da Modena ci metterò 3 quarti d'ora andare, è una cosa abbastanza veloce, anche meno, se non sbaglio strada, perché in mezzo alla campagna a volte si può fare anche quello, da Bologna è molto più vicina che da Modena. Ecco, Grazie. intanto ringrazio i nostri amici sia di Facebook che di YouTube che ci stanno seguendo, che sono in tanti. E quindi adesso qua, ecco, su incontri, tu concludi, ecco, la carrellata sui mistici, però sicuramente, appunto, come dicevi, tu accennavi prima, ti sei occupata anche in altri libri, ecco, qui ce ne Sì, sono sono tre di occupata. storie, però ce ne sono poi Ce ne tante, sono ecco. tante delle storie dei mistici e dei santi, feci anni, qualche anno, non tanti anni fa, 5-6 anni fa, un libro per la San Paolo che si chiama Esperienze straordinarie di mistici e santi, dove faccio una grande carrellata di, non dico di aver detto tutto perché è un campo vastissimo, della fenomenologia prodotta dai mistici e dai santi, che è ricchissima, come dicevo all'inizio, loro sono stati. Cioè, per loro i fenomeni paranormali sono il pane quotidiano, cioè Certo. avere veggenze, precognizioni, È la guarigioni, norma. È contatti telepatici, no, la norma, certo. l'illuminazione, Padre Pio appariva a distanza alle persone per guarirle, per confortarle, sempre a scopo di bene per i mistici santi, sempre per aiutare le persone. E anche tanti altri hanno avuto questi fenomeni, quindi ho fatto un po' una carrellata di questa Beh, guarda. fenomenologia. Possiamo integrarla anche la nostra Lux, possiamo decidere di integrare e poi appunto Sì, fare ancora certo. un'altra C'è margine diretta per su questo. parlare di, sì, assolutamente, di parlare di tantissimi altri casi straordinari. Per esempio, un fenomeno che i sensitivi non hanno, l'ipertermia, Sì. lo chiamano col termine latino incendium amoris, incendio, quando sono nell'estasi mistici, pervasi da questo grande amore per il Signore, che Temperatura. sviluppano anche un calore straordinario, Padre Pio arrivò a 47 gradi, rompeva i termometri. Questo è una roba che la gente di solito muore a 42 e già se ne va. Sì. Lui è arrivato a 47 gradi e si conoscono tanti altri casi. Però è anche giusto perché è un incontro con un campo energetico così Certo. elevato, no? Sì, Si è una sente. fenomenologia Io ho straordinaria. avuto modo di vivere una volta un'esperienza molto molto particolare. E davvero, cioè, è stato in contemporanea
percezioni di calore, poi sono stata anche sollevata, mi ricordo, insomma, è stata un'esperienza molto forte, ecco. Però senti che sei a contatto con un piano vibrazionale che è differente dal piano vibrazionale della materia, ecco, questo. Ecco, a me non capita mai niente, non, però ma tu hai un altro compito, Paola, quello di raccontare, tu hai il compito di raccontare, di osservare, ecco, da vicino e raccontare, e raccontare, diciamo. Va bene, sono grata di questo. Sì, no, va benissimo, un compito bellissimo, lo fai molto 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 bene. Vuol dire che ho avuto una vita fortunata, guarda, questo lo scrivo anche in questo mio libro Incontri, sì. Avere il privilegio di avvicinare questi temi, questi personaggi, poi sono svariatissimi, come potrà leggere, che vede il libro, che va appunto dai mistici, i medium, i guaritori, gli artisti medianici, c'è di tutto, insomma, in questo campo. Gli angeli, mi sono occupata di questo. Sono stata a visitare tutti gli istituti di ricerca che in questo campo che ci sono in Europa, insomma, un po' alla volta li passiamo tutti, Paola. Poco per volta. Un po' alla volta li passiamo tutti, in questo anno accademico ci divertiamo. Quindi, un po' alla volta, ci divertiamo a fare. Ti ringrazio, me lo faccio molto volentieri. Proprio non mi sono mai fermata, perché tra l'altro, avendone sempre scritto, dovendo scrivere per i giornali, cioè, non avevo pace, dovevo sempre andare. Sì, poi, sono molto curiosa. Sì, poi sai, c'è sempre a livello giornalistico, quando si è poi coinvolti, no? Cioè, tu lo sai, via una cosa all'altra. Ecco. Già. Non hai neanche il tempo di gustarti tanto quello che hai appena detto. No, che devi scappare a vedere un'altra cosa. Devi già stare con la mente su altre cose, sì. No? Bisogna essere sempre molto, molto, molto dinamici. Però poi sai, poi dopo ci ritroviamo che abbiamo questi bei capitali, ecco, no? Di vissuti, sì, che ci permettono. Vero. Io ogni tanto dico, madonna, ho fatto anche quello nella mia vita, ma come lo ricordavo più, no? Ecco, però questo è molto bello, vuol dire che abbiamo vissuto. Vuol dire che abbiamo vissuto. Abbiamo vissuto. Va bene, allora io direi che potremmo concludere questa nostra lezione, vedo che i nostri amici ci ringraziano tutti. Grazie a voi che siete stati con noi. Ecco, vedi, ad esempio, ci scrivono: grazie mille, dottoressa Giovetti, la seguo da quando avevo 20 anni. Sì, sempre affascinanti le sue ricerche e i suoi libri. Grazie di questo grande dono che condivide con noi, certo. Certo, nella mia regione, dice la Mariella Zarà, nella mia regione ricordiamo mamma Natuzza Evolo da Paravati e fratel Cosmo da conosciuto per la Madonnina dello Scoglio. Ne abbiamo parlato, no, di questo. Abbiamo fatto una volta una diretta tutto con la nostra collega Anna Maria, Anna Maria Turi. Turi, e che aveva fatto una biografia sulla Natuzza Evola. Natuzza, poi magari la riprendiamo anche con te, Paola. Sì, anche lei è stato un personaggio poi molto vicino a noi, molto studiata, molto indagata, lei è morta da pochi anni. Anna Raviglione dice: grazie infinite per queste narrazioni così autentiche, suggestive, emozionanti. Cara Anna, un privilegio ascoltarvi, un grazie di cuore sempre a te, a Paola Giovetti, che seguo con grande interesse. Ai tempi di Mister O, vedi che siamo in tanti a ricordare quella stagione, è stata veramente una gran bella stagione quella. Sì, veramente, quella lì ha aperto a tanti la conoscenza di questi fenomeni. È stata la prima trasmissione della RAI con su questa tematica. Ce n'era stata prima una di Piero Angela, tutta distruttiva. Sì, ma non era, ecco appunto, no, ma io non la considero neanche quella, non la considero neanche, perché... Cioè, guarda, era, io credo, è un'idea che mi sono fatta io, che quando insieme a Ludovico Peregrini, che era il signor Nog di Mike Bongiorno, allora lui leggeva i miei articoli sulla Domenica del Corriere e mi telefonò dicendo: guardi che non ci conoscevamo, dice, guardi che i suoi articoli possono diventare un bel programma televisivo, incontriamoci e parliamo. Quindi lui è un uomo simpaticissimo, ha fatto grandissimo uomo di spettacolo, perché gli dai dei casi, lui li trasforma in spettacolo, è un fenomeno da questo punto di vista. Quindi ci siamo trovati a Milano, abbiamo cominciato a mettere giù un programma,
E poi andammo a Roma, lui aveva tutte queste entrature, perché erano anni che lavorava il re, andammo a Roma in direzione a presentare a Brando Giordani, che era Ah, bravissimo, Brando, beh, uno bravo, Brando Giordani. bravissimo, sì, a presentare questa cosa. E il programma fu accettato immediatamente. La mia sensazione fu che volessero in qualche modo anche fare ammenda del quel programma Di cosiddetto. quello, è vero, ecco. Avevo avuto questa sensazione che ci hanno permesso di dire tutto quello che volevamo tranquillamente. E ogni tanto venivano quelli del CICAP a fare quattro chiacchiere, ma insomma andava bene così. Mi ricordo che venne anche Margherita Hack, molto Serviva, diciamo bella. che serviva quella cosa lì. Sì, Sì, la sì, sì. Margherita che era veramente molto, molto d'attacco, cioè lei assolutamente. Io Era d'attacco, però era prima molto di corretta e sì. molto sincera. Ti racconto un episodio curioso, perché Margherita Hack, dunque, lei si chiama Hack, che è un nome non cognome non frequentissimo, ed è di Firenze, no? Si sentiva quando modo di parlare. Sì, ma Allora, io anni papà era il 40 prima, presidente della, scusa, papà non era, era presidente della Società Teosofica è quello Italiana. che ti stavo per dire, Ah, appunto. scusami. Secondo E me allora lei è la quando... classica figlia che ha avuto la reazione contraria all'ambiente in cui Infatti, ha proprio quello che ti vissuto. dicevo. Io avevo fatto poco prima questa mia ricerca su Madame Blavatsky, la fondatrice del movimento teosofico, e nella bibliografia avevo trovato un libro firmato Roberto Hack di Firenze. Per cui quando lei viene, le dico: senti, signora, io ho fatto questo studio e ho trovato questo libro di Roberto Hack di Firenze. Lei lo conosce, lei la Toscana, mi dice: ah, lei è mio babbo, era il mio babbo. E poi mi raccontò appunto che il papà era molto severo e che forse voleva imporre qualche cosa che lei non gradiva, lei è una donna liberissima, eccetera. E quindi, però ne parlò in termini molto affettuosi di questa passione del padre, con molto rispetto. E quindi sì, probabilmente c'è stata una reazione, non Io so mi dire sono detta, come, io per ricordo, essere però così. non lo nascondeva, ecco, non lo nascondeva che suo padre era stato un teosofo di quelli seri, di quelli Molto bene. veramente molto impegnati. Sì. Sì. Mi sembra di Quindi. sentire, era il mio babbo. Però quello che ho notato è che lei verso la fine ha un po' cambiato, perché prima ha sempre detto che non esisteva vita nello spazio, oltre alla vita che c'era sulla Terra, che non esistevano cose. Poi invece negli ultimi tempi l'ho sentita affermare cose Era venuto contrarie, era qualche più sospetto diventata possibilista, era diventata possibile. possibilista, sì. Mi aveva molto colpito, ecco, questa cosa. Sì, comunque in Era una quella donna stagione simpatica. lì di Misterò, davvero, cioè, io non ho citato quella trasmissione lì che avevamo fatto prima proprio perché non la considero una trasmissione su, ma era solo una trasmissione, come dicevi tu, contro, ecco, Era solo contro, che io negativa su tutto. sì, ma io non trovo neanche corretto fare una trasmissione così quando non c'è possibilità di avere un contraddittorio che può, no? Perché se tu devi distruggere qualcosa a qualcuno, devi anche dare possibilità all'altro di potersi Sì, difendere in qualche invece modo. Era abbastanza fastidiosa, ecco, come fu cosa. molto unilaterale, quindi Molto. probabilmente ci fu l'apertura, io dico anche il prestigio di Ludovico Peregrini, che sapevano che quello che lui faceva era ben fatto. Quindi, mi ricordo che abbiamo formato una coppia che lavorava benissimo, perché io gli davo tutti i temi, le tematiche, i personaggi, quei potenti mezzi della RAI abbiamo fatto venire personaggi da tutto il mondo, dall'America, dall'India, venne Christian Barnard, per esempio, da Cape Town, Mi abbiamo fatto, ricordo. non c'erano problemi di soldi, insomma, veniva, si otteneva tutto quello che volevamo, si otteneva, e quindi abbiamo fatto un bel programma. Io gli davo tutte le tematiche e lui le trasformava in uno spettacolo, corretto, però Sì, lì era poi anche un modo. Ci siamo eravamo. trovati bene, anche per questo il mio modo di affrontare le cose, cioè con levità, con leggerezza, con molta correttezza, rispetto, Eravate eccetera, però in maniera serena, ecco. un E ottimo quindi, tandem, eravate, certo. sì. Quindi lui godeva di questo prestigio, sapeva che faceva degli ottimi spettacoli, quindi fu ascoltato. Io allora ero meno nota di adesso, forse, però già scrivevo su riviste, avevo pubblicato dei libri, quindi... E poi ero già stata in televisione con D'Amato molte volte.
Anche lui un altro molto in gamba, da matto. Sì, molto in gamba, ero già stata con lui, quindi è sempre con Rai 1, quindi probabilmente mi conoscevano e quindi mi affidarono anche un ruolo di conduzione, perché visto che non ho paura della telecamera, parlavo tranquillamente, quindi sì, andò così, andò bene e tanti se lo ricordano ancora a distanza di tanti anni. Sto guardando Michela Nuvoli che scrive anche Madre Speranza su invito di Gesù ha costruito il santuario della misericordia con le valenza sì, con i bagni di acqua, è vero, che hanno trovato scavando in ubbidienza a Gesù, bello, grazie, grazie, va bene, grazie di cuore anche a qui Bianca Iervolino che dice grazie di cuore a Paolo l'incontro a Rimini. Presenta il libro di viaggio di Michele, ah sì, quello con la nostra Francescato, sì, anche Madre Speranza, una bellissima testimonianza, io il suo libro L'acqua, ci scrivono, ci scrive Dalise, ecco, va bene. Bene, direi che, insomma, splendida serata, dice Oria Mendicino, che non leggo bene, grazie mille per la splendida serata, per il lavoro che ci donate. Bene, direi che con questo commento potremmo grazie a tutti che avete ascoltato, commentato questa nostra lezione della Lux, i personaggi abbiano suscitato interesse, ecco. Molto bene, allora ringraziamo tutti i nostri amici sia su Facebook che su YouTube e vi diamo appuntamento quindi alla prossima lezione del mese di febbraio della Lux con la nostra carissima Paola Giovetti, con la sua bellissima vita e con le sue storie e i suoi racconti. Tu sei veramente la persona che dentro Focus, cioè ci si mette davanti al caminetto con te, no? Sì, sì. Amichevolmente. Una tisana e poi si ascoltano le graffino, storie. Graffino, se uno vuole. No. E poi si ascoltano le storie, perché questo è il tuo compito, va bene? Ecco. Raccontare queste cose. Sì, noi siamo fare un po' riflettere. Sì, sì, tu devi proprio fare questo compito qua, che devi proprio espandere. Bene, ringrazio Anna, ringrazio anche te dell'interesse per il mio libro, che in pratica contiene una gran parte della mia vita, ecco, una buona fetta della mia vita, la parte professionale di ricerca c'è lì dentro, quindi ci tengo molto, anche perché penso di essere stata testimone in tutti questi anni di eventi anche irripetibili che ora non ci sono più e che io ho vissuto in prima persona e li ho raccontati in prima persona, quindi non io racconto in questo libro quello che ho visto. Sei il nostro testimone. Sì, la racconto come testimone. Sei come anche testimone. Tu patrimonio dell'umanità. No, come testimone di questa storia che ormai non c'è più. Però sì, un po' raccontata in prima persona, diciamo attraverso i miei occhi, insomma quello che ho visto, ricercato. Bene. Tu sei non riporto cose di altri, ecco, sono cose che ho visto io, poi naturalmente mi baso sulla letteratura esistente, le testimonianze e così via, però le cose che ho ricercato in prima persona, quindi mi rendo garante di quello che ho scritto. E questo è il tuo grande valore, cara Paola, eh? E tu devi fare la divulgatrice, devi venire qua su Focus a raccontarci tutte le storie e noi ci mettiamo, guarda, io ce l'ho già il caminetto alle mie spalle acceso, ecco, bene così, che non so se si vede tanto perché è coperto, comunque ci mettiamo lì e ascoltiamo. Bella lezione della Lux. Va bene, perfetto. Allora, grazie infinite Paola. Allora ci vediamo. Grazie a te Anna, grazie dello spazio, grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie a tutti i nostri amici e alla prossima. Non mancate, vi raccomando. Ciao Paola. Ciao Anna.